Questa nuova puntata di Badaboom. La volta scorsa abbiamo discusso, abbiamo provato a spiegare alcuni aspetti della teoria della relatività, sia ristretta sia generale. Quest'oggi cominceremo ad affrontare il tema della cosmologia, delle strutture d'universo e delle dimensioni. Nel momento in cui cominciamo ad occuparci di fisica di un certo livello, così come di matematica, cominciamo a vedere come la percezione del reale che noi abbiamo sia in realtà limitata rispetto a quella che è la realtà fisica. Ossia, quando ci addentriamo in un campo che è un po' più vasto, un po' più lontano dalla nostra quotidianità, ci accorgiamo come tutte le categorie in cui noi viviamo diventino inadeguate. Un professore di grande intelligenza una volta iniziò una lezione e entrò in aula, e questo professore era un premio Nobel per la fisica, uno dei massimi consulenti nel campo della fisica delle particelle, il professor Richard Feynman. Entrò in aula e scrisse sulla lavagna 2 più 2 uguale, e poi si allontanò. Venne tra gli studenti e cominciò a dire: lei cosa ne pensa? Secondo lei a quanto è uguale? Ovviamente, se un premio Nobel ci chiede a quanto è uguale 2 più 2, a nessuno viene in mente di dare una risposta, perché è chiaro che ha in mente qualcosa. Alcuni suggerirono l'ipotesi, chiesero in quale sistema, secondo quale sistema, altri ovviamente non dissero nulla. E in effetti Feynman disse, continuò scrivendo 4. Poi disse, il fatto che noi non riusciamo a dimostrare come 2 più 2 uguale 4 possa essere sbagliato non è una prova del fatto che sia giusto. Ecco, questo è uno dei principi fondamentali della scienza e dei veri uomini di scienza: non negare a prioristicamente ciò che non si può dimostrare, ma mantenere questo rapporto di distacco. Questo ci servirà tanto più, tanto maggiormente, cominciando ad analizzare strutture complesse come quelle dell'universo. Quello che voi, ad esempio, uno dei metodi attraverso cui i fisici lavorano alle strutture di universo chiaramente è attraverso la matematica. La matematica a volte ci dice cose che noi non sapevamo, riesce a farci vedere e calcolare le dimensioni, la pressione, la densità di oggetti che sono così lontani da noi che a volte la luce impiega anni, decine, centinaia d'anni per raggiungerci. Uno ad esempio delle più famose, uno dei modi più famosi, più noti, più diffusi, è quello del rapporto, del raffronto. Queste equazioni che vedete come al solito sembrano complicate, ma in realtà non lo sono. Il Sole. Il nostro Sole ha una massa totale di circa 2 per 10 alla 33 di grammi. È un raggio che è approssimativamente uguale a 7 per 10 alla decima. Adesso qui ho fatto una breve tabella dove ho riassunto i dati relativi al Sole. La superficie per la pressione, con la temperatura in gradi Kelvin ovviamente, e la densità in grammi per centimetro alla meno 3. La superficie, la pressione alla superficie è 0, temperatura 6000 gradi Kelvin, la densità è 0. Alla metà del raggio la pressione è 10 alla 15, come vedete aumenta drasticamente, la temperatura 4 per 10 alla sesta, la densità 2. Ora, questi sono i dati relativi al nostro Sole.
come facciamo, partendo dai dati che conosciamo sulla nostra stella, a calcolare, ad esempio, il valore della temperatura di Sirio, o della massa, la temperatura centrale di Sirio? Come facciamo a calcolarla? Allora, per ottenere il valore della temperatura di una stella normale, si moltiplica semplicemente la temperatura centrale del Sole per il rapporto M diviso R. M ed R, quando c'è questa linea sopra, sono sempre la massa e il raggio della stella in unità di quella solare. Ora, la densità M diviso R per la pressione, M al quadrato diviso R alla quarta. Ma vediamo come si applica. Sirio ha una massa di 1,3 in unità di quella solare e R uguale 1,8. Dunque, avrà una temperatura centrale data dal rapporto 15 per 10 alla sesta per 1,3 fratto 1,8, che è uguale a 11 per 10 alla sesta gradi Kelvin. 15 per 10 alla sesta dov'è? È questo qui. 1,3 fratto 1,8 è la massa e il raggio che noi dividiamo, ci dà la temperatura centrale in gradi Kelvin. Ma noi non ci siamo mai avvicinati a Sirio, non sappiamo come sia, eppure attraverso il rapporto con il nostro Sole riusciamo a calcolare fattori relativi a stelle inimmaginabilmente lontane. Ho scelto anche Sirio perché è la più luminosa nel nostro emisfero, dunque la più... La stessa cosa vale per la densità centrale. Vedete? 150, questa è la densità del Sole, 1,3 diviso 1,8, sempre massa e raggio, uguale 33,4 grammi per centimetro alla meno 3. La pressione centrale, stesso discorso, ossia per sempre 1,3 diviso 1,8 alla quarta in questo caso, è uguale a questo. Ora, questo per quanto riguarda alcuni elementi di previsione di dati relativi al nostro universo. Ma in realtà cos'è questo universo di cui noi parliamo? Beh, sarebbe arduo poter dare una risposta così su due piedi durante una breve trasmissione dalle pretese limitate come la nostra. Però possiamo cominciare così un po' a pensarci, a discuterci. Un famoso detto antico diceva: la natura ama nascondersi. In realtà sia il microcosmo che il macrocosmo presentano tanti di questi aspetti. Spesso quando si parla di universo si sente dire: l'universo è finito ma illimitato. Finito ma illimitato. Poi molti conoscono, ad esempio, sicuramente per sentito parlare del Big Bang, dei buchi neri, black holes, eccetera, 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 i holes, dei quasar, delle pulsar, e chi più ne ha più ne metta. Ma che vuol dire finito e illimitato? Bene, per capire un po' meglio questo concetto utilizzeremo degli elementi molto pratici. Allora, io ho qui preso un foglio A4, un normalissimo foglio A4, l'ho tagliato e l'ho incollato ai due lati e ho fatto un cerchio oppure un cilindro. Nel piano un cerchio, nello spazio un cilindro. Allora, se io adesso volessi tracciare sulla superficie esterna di questo cilindro una linea, una retta, questa retta finirà per incontrarsi dall'altra parte con l'inizio della retta che avevo cominciato a tracciare. Allora, in realtà questo è già in sé è infinito, ma è limitato. Un cerchio
Un cerchio è, per esempio, per l'appunto, infinito ma limitato. Voi direte, sì, infatti gli antichi usavano il cerchio come simbolo di infinito, usavano sia il cerchio sia la famosa stella pitagorica. Perché la stella pitagorica è un segno di un simbolo di infinito? Perché ad esempio io all'interno posso disegnare un altro pentagono e poi se disegno un pentagono esterno posso disegnarne un altro ancora, eccetera, 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 eccetera. Dunque per gli antichi questo era un segno di infinito, a tal punto che i pitagorici avevano tatuata questa stella sul palmo della mano. Il simbolo che invece oggi noi usiamo per definire l'infinito è questo, il nastro di Möbius, oppure otto capovolto, che alcuni chiamano un otto capovolto. L'otto capovolto che io ho sempre ritagliato, un foglio A4, l'ho tagliato in due, l'ho connesso invertendo la simmetria e ho fatto questo piccolo così nastro di Möbius casalingo. Questo nastro di Möbius ha delle prerogative, delle particolarità, ma finiamo con il cerchio. Se io adesso questo cerchio, invece di tracciarvi una linea, dovessi tagliarlo in due parti, cosa succederà? Allora io comincio a tagliare questo cerchio. Ed ecco che ottengo due cerchi. Posso continuare ad libitum e otterrò sempre cerchi minori, chiaramente sempre più sottili. Adesso prendiamo il nastro di Möbius e ripetiamo l'esperimento della penna, perché come abbiamo notato io posso tracciare sul cerchio la linea senza staccare mai il pennello, il pennarello, però soltanto su uno dei due lati o delle due, una delle due superfici, cioè o quella esterna o quella interna, ma non posso, senza mai staccare il pennarello, disegnare ambo le superfici. Proviamo a fare la stessa cosa con il nastro di Möbius. Io parto da qui e traccio una linea senza ipoteticamente mai staccare il pennarello dal, ipoteticamente nel senso questa linea è continua, dalla superficie. Vedete? Nel momento in cui io avrò qui adesso questa parte, dove siamo? Eccoci qui, siamo arrivati al capolino. Senza aver mai staccato il pennarello dalla superficie, sono riuscito a tracciare la linea su ambo i lati. Come è possibile? Che cosa è successo? Il nastro di Möbius ha una curvatura del suo spazio. Ma ipotizziamo allora che io adesso voglia tagliare, come ho fatto prima con il cerchio, adesso voglio tagliare questo nastro di Möbius. Allora, prima devo aggiungere un po' di nastro adesivo, perché altrimenti mi si sfascia in mano. Ecco. E adesso taglio in due questo nastro di Möbius. Provate a pensare cosa succederà nel momento in cui avrò tagliato questo nastro di Möbius. La risposta più ovvia è che, come nel caso del cerchio, ricordate, otterrò due nastri di Möbius. Allora, vediamo cosa succede adesso. Ops! Ho ancora un nastro di Möbius. Sempre uno. Non è successo niente, non si è diviso in due, eppure l'ho tagliato. Che è successo? Ma mettiamo che io voglio esagerare, no? E lo taglio di nuovo. Allora adesso cosa mi direte? Eh beh, adesso avrai un nastro di Möbius ancora più lungo, secondo una certa percezione delle cose. Non dico una logica, perché non è logica, è come il discorso sulla gravità. La fisica in genere
va sempre con, in maniera contraria al senso comune, alla percezione comune. Così il sole ci sembra che si muova nel cielo, ma in realtà non si muove per niente, siamo noi a muoverci. A noi intuitivamente possiamo pensare che se lasciamo cadere due massi, di uno di 10 kg e uno di 100 kg, quello di 100 kg arriva prima, invece arrivano allo stesso tempo, perché è contrario al senso comune. Dunque avrete già capito che non otterremo più un nastro di Möbius più grande quanto due nastri di Möbius. È complicato qui da mostrare, ma ecco, vedete, questo è uno e questo è l'altro. Abbiamo ottenuto due nastri di Möbius. Se volessimo tagliare ulteriormente, avremmo sempre questo rapporto di 1 a 2 tra i due nastri. Curioso, vero? Così come sono appunto curiose le proprietà topologiche dello spazio. Dunque, questo nastro di Möbius è infinito, come il cerchio, ma limitato. Se voi immaginate allora questo universo come un enorme nastro di Möbius, contratto però dalla gravità. La gravità in sostanza che cosa fa? Se noi consideriamo la gravità come un fenomeno geometrico, immaginiamo che questa sia la Terra. L'ho fatta troppo grande, perché se io voglio poi disegnare il Sole, devo dire, immaginiamo che questo sia il Sole e questa è la Terra. E questa è la Terra, il buon vecchio gesso. Allora, il Sole e la Terra creano un campo detto gravitazionale. Cosa vuol dire? Campo vuol dire, provate a immaginare come un telone di gomma dove voi mettete appunto dei pesi, delle bocce. Allora, il Sole, che è molto più massivo, piegherà questo campo in maniera più massiva rispetto alla Terra, che essendo più piccolina lo piega in maniera più piccolina. Però poi, ad esempio, siccome la Luna è ancora più piccola della Terra, lo piega ancora di meno. Allora, per questo la Luna si trova nell'orbita della Terra. Stiamo dando una spiegazione geometrica della gravitazione, che è quella che diede Einstein nella teoria della relatività generale, contrariamente alla spiegazione meccanica di Newton. Non dimentichiamo però una cosa: quando si parla del rapporto con la gravitazione tra Newton e Einstein, molti tendono alcuni ignorano che Newton è pur oggi sempre valido. La NASA, quando fa i suoi calcoli per mandare lo Space Shuttle in orbita, la prima missione Apollo, tutti i calcoli vennero fatti secondo la meccanica newtoniana. Perché non abbiamo bisogno, la NASA non ha bisogno per i suoi calcoli di usare la relatività oppure la gravitazione quantistica, ma questo è un campo di cui ci occuperemo dopo. Allora, queste curvature, nella somma dell'universo, si vanno a sommare la curvatura della Terra, più quella della Luna, più quella del Sole, più quella delle galassie, si vanno a formare e creano l'universo come un sistema chiuso, ma illimitato. Se infatti una volta ad Einstein un giornalista domandò: ci potrebbe spiegare questo fenomeno della gravitazione in parole povere, in parole brevemente? E lui disse: beh, sostanzialmente vuol dire che se lei avesse una vista talmente potente da poter guardare all'infinito, se lei guardasse sempre davanti a sé, vedrebbe la sua nuca. Perché l'universo, mettiamo che allora noi siamo in questo punto dell'universo e questo ha una vista talmente potente da poter guardare sempre davanti a sé, alla fine, poiché lo spazio è curvo, questo è un concetto che approfondiremo, è curvo in virtù della gravità, vedrà la propria nuca. Spazio è curvo. Questa è una delle prime premesse nel momento in cui si parla di gravitazione. Perché cosa significa lo spazio è curvo? Generalmente noi siamo convinti, riteniamo di vivere in uno spazio euclideo, ma in realtà non è così. Nel senso, a scuola ci hanno insegnato che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre uguale a 180 gradi, giusto? Ora questo non è
Questo non è per niente vero nello spazio. Chiaramente il geometra che va a calcolare il triangolino di terreno che noi abbiamo comprato lo farà utilizzando la geometria di Euclide. Il fisico che invece va a calcolare la curvatura dell'universo lo deve fare per forza grazie alla geometria detta non euclidea o geometria sferica. Perché non essendoci in realtà mai una vera superficie piana, poiché tutto è curvo in virtù della gravitazione, qualunque forma è come se fosse disegnata su una sfera. Dunque, se noi disegniamo un triangolo su una sfera, che cosa otteniamo? Otteniamo questo, dove la somma degli angoli interni A, B, C è maggiore di 180 gradi. Così come su una sella, la somma sarà minore di 180 gradi. Perché il nostro universo, il nostro spazio è fondamentalmente curvo. Dunque, ma poi lo vediamo anche ad esempio, qualcuno sicuramente viaggiando avrà aperto ogni tanto gli in-flight magazine, dove ci sono tracciate le rotte intercontinentali degli aerei. Allora, uno pensa che l'aereo per arrivare da sulla Terra, un aereo, se parte da Francoforte, allora qui diciamo questa è la Terra, qui, qui c'è l'Italia, c'è la Sicilia, ecco qui la Grecia, la Francia, allora qui c'è Francoforte. Da Francoforte questo aereo va a Chicago, ok? Questo aereo non seguirà mai una retta, perché sul piano la retta è la linea che unisce due punti nella maniera più breve. Cioè sul piano A, B, retta, chiarissimo. Nello spazio, pure su una sfera, infatti per questo è geometria sferica, la linea, la distanza più breve tra due punti è data da una geodetica, ossia quelle appunto linee che voi vedete anche sui magazine delle linee aeree. Dunque l'aereo fa questo percorso perché questo è il percorso più breve sulla sfera, poiché deve tener conto della curvatura della sfera. Sul piano non abbiamo idealmente una curvatura, ce l'abbiamo poiché abbiamo detto che nessuno spazio è piano, ma tutti gli spazi sono curvi. Pensate che da questi semplici concetti poi si arriva anche alla determinazione ad esempio di cosa sia un buco nero, perché il tanto rinomato buco nero in realtà non è nient'altro che una singolarità, si dice in fisica, che è talmente massiva da contrarre lo spazio e fare in modo che la luce, che non vi esca nulla, neppure la luce da questo buco nero. Tutto quello che arriva all'interno di un limite che si chiama l'orizzonte del buco nero, limite di Schwarzschild, precipita inevitabilmente dentro questo buco nero. Allora, se noi lo volessimo rappresentare in termini geometrici, come prima abbiamo rappresentato la curvatura del Sole nel nostro spazio, potremmo immaginare il buco nero come una cosa di questo genere. Geometrice. Ma forse, vabbè, ancora più. Dove nulla oltre questo limite o orizzonte degli eventi si chiama, se qualcosa arriva fin qui ancora può scappare. Se arriva qui è inevitabilmente destinato a precipitare dentro il buco nero. Non ci avventureremo adesso, magari dedicheremo una puntata esclusivamente ai buchi neri, poiché sono degli oggetti particolarmente complessi e difficili da analizzare. Le strutture del nostro universo, torniamo indietro. Allora, se il nostro universo esiste, come ben sappiamo,
La teoria oggi più diffusa sull'origine dell'universo è la teoria cosmologica che attribuisce l'origine dell'universo a un Big Bang primordiale. Cosmologica teoria, ma veramente. Semmai questo Big Bang primordiale ha avuto luogo, perché non dimentichiamo che ci stiamo sempre muovendo nell'ambito di teorie avanzatissime e difficili Sta anche da in Big provare, Bang. anche se ad esempio la radiazione cosmica di fondo e altri elementi danno degli indizi che ritengono, che fanno pensare che sia così, ma come abbiamo detto prima, 2 più 2, Vi 4, ma il Hanfield. fatto di non avere una prova del fatto di come possa Indizio essere contrario non rimasto su Big significa Bang. che sia giusto. Ma aber keine Allora, considerando physical questa espansione, questa chemische esplosione Gewalt. iniziale, questo Big Bang, Wenn wir esistono tre auf der possibilità Big diverse. Bang von Che noi possiamo Gewalt facilmente rappresentare assume die sempre con i nostri diagrammi Das wir kennen unsere immer cartesiani. cartesianisches Diagramm Allora, rappresentieren. se noi Wenn wir usiamo quest'asse come l'asse temporale e benutzen quest'asse come l'asse diese delle distanze, anche delle distanze relative tra galassie, abbiamo in für realtà den tre modelli Zeit di universo für che possiamo subito verschiedene identificare con andere altre distanze sulle galassie. Con tre curve. Dann Una können wir curva sofort drei così. verschiedene Kurven entwickeln. Così. Ein Pfeil Allora, questi vengono identificati con omega Diese sehen in der maggiore di 1 Diagramma uguale 1 Omega omega minore uguale di 1. Omega gleich 1 Omega Questo omega è 0. la densità di massa divisa per la densità Diese sind critica, vabbè, quasi insomma, non ci avventuriamo massdensitäten adesso. gleich E questa è la distanza, Geschwindigkeit. Das ist der anche la distanza Massentfernung tra le galassie. zwischen Galaxien. Cosa significano queste tre Cosa linee? heißen diese drei Linien? Questa prima omega Diese erste Omega significa heißt, che dass l'universo der è Universum chiuso, ist geschlossen. nel senso che arriverà a un punto in cui Wir sehen la hier, dass es gravità, einen un punto di Punkt kommt, espansione massima, einen in cui maximalen la Expansionspunkt, gravità totale, wo la die somma della totale Schwerkraft, energia gravitazionale, die Summe des bloccherà questa wird espansione e blockieren costringerà diese l'universo a tornare indietro verso quello che i fisici, Expansionspunkt. Wir sehen poiché hier, qui era il dass Big Bang, questo era il Big dass die Bang, il Schwerkraft grande botto, das war am Anfang questo Big lo Bang, chiamano il und Big das wird das Big Crunch. Crunch. E Der große crunch è un po' difficile da Crunch tradurre, comunque ist Italian la übersetzt. grande crunch, una grande contrazione, insomma, quello. Questo è un universo, uno dei tre modelli di universo, Das ist ossia ein l'universo chiuso, che arriva a un limite di Derzeit das espansione, geschlossene Universum viene bloccato su dalla einer forza gewissen gravitazionale, così come viene bloccata questo Expansion pennarello, se io lo und voglio dann lanciare verso stoppen. l'alto, ho bisogno di applicarvi un'energia, perché se io non vi applico un'energia, il Ist das pennarello gleiche mit cade Zeit? inevitabilmente a terra. Diese Pen. Wenn ich Gravitation L'altro habe, brauche ich keine Energie, um das modello, il modello di mezzo, quello omega uguale 1, si chiama il modello stazionario, ossia l'universo arriverà a un Diese punto andere, den tale in cui Modelle mit Omega gleich non 1 si espanderà heißt stationäres più, Universum ma non arriverà la massa totale, la an materia Modellen zu contenuta nelle galassie, simulieren, non wo sarà sufficiente die a arrestare questa Masse des espansione e iniziare una Galaxie ist contrazione, genug, dunque um die rimarrà Expansion zu in stoppen uno und die stato stazionario, il Kontinuität modello stazionario zu di De Sitter. halten. Rimarrà, continuerà all'infinito in questa sua Das condizione wird di nicht staticità. seine È un modello statische. improbabile. Poi c'è il modello Das aperto. keine nicht Il so. modello aperto ci dice che l'universo, invece di contrarsi e Das ist der dritte Modell. richiudersi su se Der stesso, sagt, dass ricadere das su se Universum sich stesso, nicht o so di fermarsi e di restare stazionario sich in auf sich eterno, per selbst quanto la materia lo consentirà, consentirà se la bambino materia non decade, questo universo invece si stazioni espanderà normali. Aber diese all'infinito. Universum Cioè, questo wird universo, keine la gravitazione non sarà in Expansion grado di starten. fermare questa espansione, Die Gravitation wird ma diese non Expansion sarà nicht neanche in grado di stoppen. rallentare questa energia che continuerà ad espandere questo universo, ma infatti omega maggiore di 1 ad libitum. Purtroppo dei tre modelli il più probabile è il primo, Wer wahrscheinlich von diese drei sempre Modelle che non wird intervengano degli altri fattori, dei nuovi fattori. Queste wenn sono quantum comunque le tre electron opzioni. Wird Non parliamo di processi che di un anno o 2 anni, però
ma di processi di centinaia e centinaia di miliardi di anni. Pensare che il nostro universo dipende, secondo alcune stime, 20-25 miliardi di anni, la nostra Terra 4,5 miliardi di anni, non ci sono certezze chiare da questo punto di vista. Però quello che è certo è che i tre modelli con cui abbiamo a che fare sono questi tre. Chiaramente innumerevoli congetture, infatti potremmo anche, ad esempio, potremmo anche dare una definizione geometrica. Ad esempio, se noi volessimo, potremmo dire finito e illimitato. Questa è una delle: infinito e illimitato, oppure finito e illimitato, il modello che abbiamo, di cui parlavamo prima. Vabbè, solo perché, per non vedere la cosa soltanto dal punto di vista di un diagramma cartesiano, ma anche secondo altri punti di vista. Ora, adesso purtroppo il tempo è tiranno, ma vi accennerò soltanto alcuni punti. Un grande matematico una volta disse una cosa: la nostra percezione dell'universo è paragonabile a quella di un individuo che si avvicini alla cattedrale di Westminster e guardi da una delle porte laterali attraverso il buco della serratura. In realtà è una reinterpretazione del concetto platonico, secondo cui la nostra realtà non è che apparenza, e noi non vediamo l'universo in maniera... Vi ricordate il mito della caverna, in cui c'erano delle persone sedute che sono legate, hanno anche il collo bloccato e possono guardare soltanto una parete, e su questa parete passano, questa è la caverna, questi sono gli omini seduti, e qui fuori c'è un muro, fuori dalla caverna c'è un muro, e davanti a questo muro passano delle persone che, alcuni hanno un vaso in testa, altri camminano semplicemente, parlano, e all'interno della caverna quello che loro vedono è l'ombra di queste cose proiettata su questo muro. Dunque hanno una percezione assolutamente illimitata. Allora alcuni dicono che quelli sono gli dèi, altri che sono spettri, altri che la realtà è questo e altro. È un po' il problema che abbiamo, con cui ci troviamo ad avere a che fare noi. Nella prossima puntata noi cercheremo un po' di estendere questo concetto parlando delle dimensioni dell'universo, perché è anche probabile che lo spazio in cui noi viviamo sia truccato dal punto di vista fisico, perché le nostre teorie in genere si basano su una interpretazione di uno spazio lineare omogeneo, cioè lo spazio a cui siamo abituati. Ma lo spazio non è sempre stato così. Infatti già le teorie del Big Bang, perché esiste una soglia oltre la quale noi non possiamo predire gli eventi precedenti, perché lo spazio ha delle caratteristiche, delle dimensioni dovute alla enorme contrazione della materia che non sono per noi neanche calcolabili in questo momento. Io vi voglio lasciare soltanto con un breve accenno a quella che sarà la nostra prossima puntata. Noi siamo abituati a percepire il mondo sulla base delle nostre tre o quattro dimensioni, no? Quello che dicevamo l'altra volta, no? Più il tempo. Le tre dimensioni: lunghezza, larghezza e altezza, più il tempo. Dunque un evento che ha luogo qui ha luogo a una determinata altezza, larghezza, lunghezza e una determinata ora. Ma i greci, che erano intelligenti, hanno scoperto una cosa che si chiama la teoria delle proporzioni. Adesso io vi voglio lasciare con una semplicissima proporzione. La teoria delle dimensioni forse non è. Immaginate ad esempio di essere... C'era un famoso libro di Abbott, Flatland si chiama, dove c'è un quadrato che, il quadrato sapete, è sul piano, che si trova a incontrare un punto. Il punto è sulla linea. Il quadrato, per incontrare il punto, deve scendere di una dimensione, cioè lui ha una dimensione 2 e il punto ha una dimensione 1. Allora cosa succede? Il quadrato sulla retta come appare al punto? Come un punto. Perché il punto non è in grado di percepire la seconda dimensione in cui il quadrato esiste. E per il quadrato che vive sul piano, come apparirà la sfera?
Se la sfera interseca il piano del quadrato, appare come un cerchio e non come quello che è una sfera. Questa è la differenza tra la dimensione 1, 2 e 3. E come apparirà un'ipersfera a una sfera? Allora vi lascio con un'equivalenza. 4D, cioè il nostro spazio, sta a 3D, come 3D sta a 2D. Alla prossima puntata di Badaboom. Arrivederci. This way, well, I never had more like crying all night, 'cause everything was